Sono Marta Subi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del film che inaugura la quinta fase dell'universo Marvel, del Marvel Cinematic Universe. Sto parlando di Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Ho potuto vedere questo film in anteprima grazie a Uchi Cinema, che mi ha invitata, una cosa supplier, quindi mi ha invitata, non è che mi ha pagata, ma anche se mi avesse pagata, insomma, sapete che tutti i miei video sponsorizzati sono sempre quello che penso io, voglio fare come mi pare. Sinceramente adoro Luci Cinema perché ha i distributori di Coca-Cola, tra cui c'è la mia Coca-Cola preferita. Se mi seguite da anni voi lo sapete, sapete già la risposta, ovvero la Coca-Cola alla vaniglia. Buonissima, santo cielo! Abbiamo visto il film in IMAX, io e Dave, e ora qui vi parlerò un po' del film per capire, senza spoiler, tranquilli, se è il film che può piacervi o meno, perché secondo me il film è molto molto divisivo. Se vogliamo fare anche un'analisi per quanto riguarda il cinema Marvel e questa nuova ondata della quinta fase, per vedere un po' di metterci una pezza sulla quarta, analizzeremo tutto qui. Prima di iniziare, se trovate interessanti i miei video, vi faccio riflettere su qualcosa che magari non avete pensato e avete voglia di supportarmi, potete farlo abbonandovi al mio canale. Avrete delle emoji personalizzate che potete utilizzare su tutta YouTube, tra cui le emoji di Carrie. Oh mio Dio! Potete aiutarmi anche seguendomi su Instagram, mi aiuta una cifra. Sono una teorica e critica cinematografica, ma con la laurea non si magna, con i follower sì. Qui trovate tutti i miei social. Il mio codice Pumpling, anche quello mi aiuta una cifra se lo utilizzate. E tutti i miei canali YouTube, che più ne metta, ma iniziamo subito a parlare di Ant-Man and the Wasp. Wasp, lo scopriremo. Racconta la storia di Scott. Lui, dopo tutta la questione dei casini per quanto riguarda gli Avengers, è diventato un pochino più popolare. Non lo bistrattano più tutti come prima. E quindi ha scritto un libro, però diciamo che si è un po' montata la testa. Il suo ego è un po' falsato, si crede un pochino più di quanto non sia. Però allo stesso tempo c'ha un po' di problemi, la sua vita è perfetta. Infatti la figlia è cresciuta, non è più una bambina, ma è un'adolescente molto più problematica. Ovvero ha seguito le impronte del padre. E vuole fare di tutto per portare avanti quello in cui crede, anche finire in galera. E soprattutto ha una passione per la scienza. Il mondo quantico, e infatti che cosa ha fatto? Ha costruito, mentre suo padre era assente, una sorta di radar per il mondo quantico, teoricamente per poterlo solamente mappare. Però questo è un segnale e potrebbe attirare qualcuno di molto pericoloso che si trova proprio lì, nel mondo quantico. E infatti succede esattamente questo. Vengono risucchiati e come si esce dal mondo quantico? Lo scoprirete guardando il film, perché qui non si fanno spoiler. Ma iniziamo subito a parlare un pochino più nel dettaglio per quanto riguarda questo film. Questo era il momento della verità. Marvel è stata ricoperta da tante tante critiche per quanto riguarda la fase 4. La fase 4 è andata molto male. Recensioni, pubblico e critica abbastanza freddini. E insomma, c'erano tutte le persone che c'erano un po' di fatica per quanto riguarda riuscire a stare dietro a film, serie TV e cose del genere. E anche un filo di noia. Qui secondo me abbiamo un po' una finestra per quanto riguarda cosa sarà il prossimo futuro della Marvel. E secondo me è un po' quello che avevamo un po' assaggiato per quanto riguarda Doctor Strange. Se Doctor Strange aveva una sorta di flavor, di sapore, di retrogusto horror, ormai secondo me sembra quasi che ogni personaggio avrà una sorta di influenza per quanto riguarda un genere. Quindi se prima i cinecomics erano un genere a sé stanti, ora Marvel, per variare un pochino la cosa e non far due scatole così alla gente con tutto lo stesso film, secondo me tenterà di prendersi tutti i generi cinematografici, appioppando a ogni personaggio un genere cinematografico. E qui siamo nell'area del sci-fi. Infatti, secondo me, questo film è tanto, forse un pochino too much, influenzato dall'estetica di Star Wars. Quasi tutto il film si svolge all'interno del mondo quantico, che avevamo già intravisto in altri film, però lo vediamo ben bene e l'estetica è innegabilmente Star Wars. Precisamente la trilogia prequel, quella di Lucas, che aveva un flavor molto particolare. Noi l'avevamo intravista anche in Obi-Wan Kenobi e un pochino in The Mandalorian. È un tipo di character design che era volutamente un pochino più plasticoso per indirizzarsi maggiormente a un pubblico più piccolino. E l'indirizzo, secondo me, è esattamente questo. Anche l'intento abbastanza palese di Marvel di ormai unire tutte le parti delle serie TV di Disney Plus con l'impianto cinematografico ormai innegabile, è palese, tanto che infatti ci sono delle citazioni ormai nei film, come era per Doctor Strange, anche qui, ma soprattutto certi personaggi sono quasi volutamente lasciati un pochino a margine, non approfonditi, perché secondo me, come i tizi che sono proprio lì del posto, come la guerriera che noi incontreremo all'interno di questo film, c'è palesemente la volontà di farci una serie su Disney Plus, secondo me. La scelta di dare quindi a ogni personaggio una sorta di genere cinematografico, secondo me, è anche abbastanza interessante. Come verrà sviluppata, lo vedremo. Al momento io onestamente qui ho trovato, come vi ho detto, troppo l'influenza di Star Wars.
E forse un cambiamento anche troppo drastico per quanto riguarda le persone che seguivano Ant-Man. Ormai è abbastanza palese che tutti i personaggi sono stati già introdotti al pubblico e quindi non c'è più effettivamente la necessità di creare un film che sia di per sé un pochino più autonomo. C'è semplicemente l'idea di creare un film che sia un tassello all'interno di un macro argomento, un macro mondo, che da una parte è uno dei punti di forza a livello di marketing di Marvel, dall'altra parte però vi risulterà come di aver visto mezzo episodio di una serie TV e quindi rimanete un po' così, ecco. L'estetica di questo mondo a me sinceramente è piaciuta molto, anche l'abbinamento di colori, e una delle cose che mi è piaciuta di più di questo film sono i costumi, almeno fino a quando non ho visto la prima scena dopo i titoli di coda, ce ne sono due. La prima ha dei costumi, forse se ne è occupata un'altra persona, non lo so, però brutti, brutti, brutti. Vi dico solamente, guardate quello del faraone e santo cielo, santissimo cielo. Brutto, 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 ridicolo, oserei dire. Mentre invece i costumi che erano all'interno di questo film erano molto belli, erano concreti, fatti in maniera più seria rispetto a, non lo so, Wakanda Forever, dove c'era quello con i gonnellini verdi, così, senza nemmeno presi da Decathlon e messi sulle chiappette del protagonista. Mentre invece qui abbiamo veramente una dimensione, sembrano veramente delle tute, sembrano veramente avere un ruolo che devono coprire, salvaguardare, tutelare il corpo di questo eroe. Allora, per quanto riguarda il film, mi è piaciuta la regia, è la stessa degli altri Ant-Man, mi è piaciuto il montaggio iniziale, e vi dirò, secondo me la CGI è anche un pochino messa meglio rispetto al genere, al livello Marvel in cui ci avevano abituato, che era veramente un po' così. I personaggi, come vi ho detto, però, sono abbastanza accennati, ecco, sembra veramente esserci l'interesse quasi per non mandarli, non approfondirli troppo, perché altrimenti ti bruci l'opportunità per collegarli come ti pare in futuro, farli esprimere altrove, oppure ancora magari farci una serie spin-off su Disney Plus. Si vede proprio questa volontà per quanto riguarda tutti i personaggi, e quindi non lo so, è un po' troppo con il freno a mano sotto questo punto di vista. Quindi è un'esperienza spettacolare. Però secondo me l'esperienza emotiva doveva essere curata un minimo di più. Bellissimi anche il trucco e parrucco. La parrucca di Michelle Pfeiffer, bellissima. Dovrebbe indossare una parrucca, non sembra nemmeno quella. Bellissima. Quindi, se vi piace l'umorismo Marvel con un film spettacolare e con l'estetica del prequel di Star Wars, allora vi piacerà. Altrimenti, non lo so, sono molto curiosa del vostro punto di vista. Come vi ho detto, secondo me ormai non è nemmeno un problema del film, ma è proprio una cosa dovuta, a cui Marvel, secondo me, è costretta per aver fatto un piano così ambizioso e che ormai ha finito proprio il margine per approfondire questi personaggi. E quindi deve metterli sempre di nuovi, bruciarseli in un certo senso, e non lo so, secondo me è una cosa dove effettivamente non c'è margine in questa struttura. Però boh, fatemi sapere cosa ne pensate. Se andrete a vedere il film, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji di una formica. Grazie mille ancora per aver visto questo video e ciao bamboli! Ciao!